Corrado Stefano, allora questi ragazzi che voi allenate al Circolo Cantiere Aniene danno un buon esempio, atteggiamento in campo, migliorano. Hai detto la cosa principale, quindi lavoriamo su quello e spero che si riesca a vedere che i nostri ragazzi in campo hanno un atteggiamento professionale e soprattutto sempre propositivo, senza lamentarsi, senza farsi troppe, diciamo, tanti problemi mentali, e oggi ha dimostrato in tutto il torneo di essere molto cresciuto Jacopo, sono contento, ma già l'aveva dimostrato all'inizio anno quando si è qualificato tante volte nei futures da 15.000 e ha vinto tante partite, quindi sta crescendo, deve giocare quest'anno, diciamo, non troppo, in modo tale che può lavorare tecnicamente, può lavorare sul suo atteggiamento e nei prossimi anni secondo me lo vedremo protagonista. Quanto è importante, Jacopo, avere i consigli di chi sulla propria pelle ha già fatto queste esperienze? No, sicuramente credo sia fondamentale, soprattutto in questo momento qua, dal passaggio anche tra junior e professionismo, credo sia fondamentale. E, diciamo, ti danno tanto aiuto anche sull'affrontare situazioni sia dentro che fuori dal campo, quindi poi abbiamo un rapporto pure molto bello anche fuori dal campo, quindi sono felice di questa cosa. E questa penso che sia un po' la ricetta magica che si ricerca, no? Sì, il feeling è fondamentale, poi dopo ci stanno sempre anche discussioni, screzi, ma voglio dire, sempre per tentare di migliorare poi l'atteggiamento, perché non è che può essere sempre tutto rose e fiori, quando si sta in campo, si allena, non è che può essere tutto facile, però soprattutto questi due ragazzi, Jacopo e Matteo, stanno dimostrando veramente una grande dedizione per questo sport e arriveranno i risultati, secondo me. Bisogna essere così, non ci sono scappatoie, lavorano bene, hanno tanta voglia, tanta motivazione e quindi è giusto che si tolgano delle soddisfazioni ora e spero molto più grandi in futuro. Certo. Allora Jacopo, insieme a te facciamo un saluto a Matteo anche. Sì, certo. In bocca al lupo anche per il torneo dei prequali che farà anche lui. Ma potete giocare contro? Possiamo rischiare di giocare contro. Cioè, c'è questa possibilità? C'è questo rischio. Io spero poi. Grande storia. Giochiamo con il vantaggio. Per lui. Quello sì. Alla Niene. Per lui. Sì. Sempre il più 15 lo facciamo pure là. Ciao, ciao, grazie. Ciao.